Oggi è sabato 13 marzo 2021. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 13 marzo 1996. Viene attivato il roaming nazionale fra i due gestori di telefonia mobile presenti in Italia, Omnitel e Telecom. Quest'ultima metterà a disposizione di OPI, Omnitel Pronto Italia, l'accesso alla propria rete nelle zone che il concorrente non copre ancora. L'avvio è possibile perché il 14 febbraio precedente al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni viene raggiunto un accordo fra Telecom Italia Mobile e OPI che 3 anni prima si era aggiudicato il bando pubblico per l'assegnazione della seconda concessione GSM e aveva successivamente iniziato a costruire la sua rete. In base al conseguente accordo, TIM avrebbe concesso l'interconnessione con la sua rete e quella di telefonia fissa di Telecom Italia a Omnitel per le zone dove questa non si fosse ancora dotata della copertura di antenne. L'accordo prevedeva che l'interconnessione fosse stata possibile solo quando Omnitel avesse raggiunto il 40% della copertura del territorio nazionale con le proprie antenne, per poter di conseguenza iniziare la commercializzazione dei propri servizi. A inizio 1996, Omnitel chiede l'attivazione del roaming nazionale, dichiarando di aver raggiunto con la sua rete la copertura del territorio stabilita. Agli inizi di marzo, il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, concluse le proprie verifiche, dichiara che la comunicazione di Omnitel è attendibile e dà il via libera al roaming nazionale. Inizia così la stagione della diffusione di massa del telefono cellulare e della competizione fra diversi gestori in Italia. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.